In questo video sarà presente il godimento e un nudo proprietario, quindi arrivate fino in fondo. È necessaria, come sempre, una premessa. L'usufrutto fa parte di quelli che vengono definiti diritti reali di godimento. Partiamo quindi col capire che cosa significa. Un diritto reale di godimento è il diritto di trarre dell'utilità da una determinata cosa, di trarne un beneficio. Il più conosciuto è sicuramente il diritto di proprietà, ma ce ne sono tanti altri come appunto l'usufrutto, l'abitazione, l'enfiteusi, la servitù prediale, l'abitazione, eccetera, eccetera. La costante che accomuna tutti questi diritti è il fatto che io possa trarre del beneficio da una qualche cosa. Ciò che cambia è il beneficio, appunto, cioè il godimento. È fondamentale a questo punto capire per quale motivo si chiamano diritti reali. Si chiamano diritti reali per la loro etimologia. L'etimologia di reale è res, cioè che riguarda la cosa e non la persona, e questo è fondamentale, capiremo tra poco perché. Se il mio diritto fosse verso una persona, a quel punto sarebbe relativo, un diritto relativo. Il primo che mi viene in mente è il diritto di credito. Io ho il diritto a farmi rimborsare dei soldi da una persona. È un diritto relativo perché coinvolge me e una singola altra persona, non tutti. I diritti reali invece sono assoluti, significa ad esempio che la proprietà di questo mouse, se la detengo io, la detengo rispetto a tutti quanti, non solo rispetto ad alcuni. Se ne ho la proprietà, il mio diritto è assoluto, non c'è nessuno che possa prendermi questo mouse, per il semplice motivo che il mio diritto non dipende da chi ho davanti. Giunti a questo punto abbiamo capito che l'usufrutto è un diritto reale, quindi abbiamo capito che vale verso tutti quanti e riguarda una singola cosa. Facciamo un passo avanti. Io ho l'usufrutto di una casa, ad esempio, e vorrei capire che cosa posso fare a questo punto. Si dice che io possa trarre qualsiasi utilità da questo bene, tuttavia non posso cambiarne la destinazione economica. Capiamo subito con l'esempio di prima della casa che cosa significa. Se ho l'usufrutto di una casa, posso trarne qualsiasi utilità, che significa che ci posso vivere dentro, posso affittarla o fare qualsiasi altra cosa. Tuttavia non posso trasformarla in un negozio, perché trasformarla in un negozio cambierebbe la destinazione economica di quell'edificio. A questo punto è fondamentale che capiate che l'usufrutto non ti dà la proprietà, non sei il proprietario di quella casa, ma puoi goderne quanto vuoi. Chi ha effettivamente la proprietà di questo bene si chiama nudo proprietario, e si chiama così perché è un po' spogliato dai propri diritti, per il semplice motivo che sì, possiede la casa, ne è il proprietario, ha il diritto di proprietà su quella casa. Tuttavia non ne può godere appieno perché c'è un altro soggetto che vanta dei diritti su quell'immobile. Questa tipologia di diritto reale di godimento si stipula tramite contratto e solitamente si spiega con un esempio classico che è il seguente. Immaginiamoci di avere una persona di 70 anni che vuole vendere casa. Vuole farsi un pochino di soldi, però effettivamente vendendo la casa non avrebbe più un posto dove stare. E quindi che cosa fa? Vende il proprio immobile riservandosi il diritto di usufrutto, quindi costituisce un nuovo diritto per la sua persona. In questo modo ci sarà scritto nero su bianco sul contratto di vendita della casa che questa persona ha tutto il diritto di vivere al suo interno nonostante non sia più la proprietaria dell'immobile. Chi acquista la nuda proprietà ovviamente ha ben poco in mano. Tuttavia il diritto di usufrutto decade nel momento, ad esempio, in cui la persona di 70 anni viene a mancare, muore. Quindi, appena muore, il nudo proprietario diventa proprietario a tutti gli effetti, può godere appieno dell'edificio. L'estinzione del diritto di usufrutto in generale, oltre alla morte, si può avere anche nel momento in cui da contratto è stato stabilito un termine ultimo, una data entro la quale finisce l'usufrutto. Il diritto si estingue quando è decorso il tempo stabilito nel contratto, semplicemente. Se invece nel contratto non è stabilito un termine ultimo, si prende come data di estinzione di questo diritto la data di morte dell'usufruttuario, che è la persona che gode del diritto di usufrutto. E ricordatevi, attenzione, che l'usufrutto non viene ereditato, non passa ai figli. Aggiungo un'ultima cosa: se il diritto di usufrutto non viene utilizzato per 20 anni consecutivi, allora va in prescrizione, che significa che decade, tu non hai più quel diritto. Però c'è da contare che se per 19 anni e 364 giorni non lo utilizzi e poi l'ultimo giorno lo utilizzi, allora conta lo stesso. Puoi usarlo benissimo e non decade. Detto questo, il video finisce qui. Mi mancavano un sacco i pillole di diritto, fatemi sapere nei commenti se vi piace.
Adesso vi lascio alla citazione economica. In materia di obbligazioni, il termine privilegio si usa per indicare la posizione più favorevole di certi creditori, tale che la soddisfazione dei loro crediti è preferita, nell'esecuzione dell'obbligazione, a quella degli altri.